Bella ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione a caldo dell'episodio 160 di Boruto. Allora ragazzi, io questo episodio l'ho visto insieme a parte di voi in live su Twitch. Volevo parlarne dopo aver visionato questo episodio, però c'è stato un piccolissimo problema, ovvero non c'era niente da dire. Non c'era niente, ma proprio zero. E quindi raga, non abbiamo parlato di niente. Io in questo video vi racconterò due cose che sono successe, ma proprio due, e lascerò a voi il commento. Quindi vi lascio qua sotto, vabbè, sotto lo spazio c'è, quindi commentate, ditemi il vostro pensiero su questo episodio 160, ricordiamoci, episodio 160, non 5, ok? Perfetto. Allora, iniziamo l'episodio, c'è Boruto e Mugino, Sarada, Konohamaru, Mitsuki no perché sta male, quindi è rimasto in quell'ospedale della volta scorsa, stanno correndo sugli alberi, vedono un disastro, tipo c'è una cosa rotta, delle persone a terra, si fermano, Boruto cammina e pesta una trappola. Che trappola era? Era un filo teso, chiaramente una volta che lo pesti ti arrivano addosso un sacco di kunai. Vabbè, Boruto li evita. Ricordiamoci che Boruto è un ninja e quella trappola è stata fatta da dei ladri. Ladri, non ninja. Vabbè, Boruto, fantastico. Questo ragazzi ci fa anche vedere che stiamo entrando in questo paese del silenzio, che è un paese, come ho detto la volta scorsa, senza legge, non ci sono i ninja e quindi ognuno fa quello che vuole, ci sono un sacco di merci che non dovrebbero essere vendute, ma ci sono, tipo ci sono venditori che vendono i coprifronte, bellissimo, io voglio andare a comprare anch'io, gente che ti vende frutta e verdura, vabbè, frutta e verdura, però frutta e verdura rubata. Va bene, va bene. Ci sono un sacco di criminali, Mugino tanti li conosce perché Mugino bazzica in tutti i paesini piccoli, anche nei paesini grandi non ci va perché è una pippa, ma comunque sia, bazzica in tutti questi paesi, quindi dei criminali li conosce e sono tutti qui. A un certo punto ragazzi vediamo un ragazzino uscire da un negozio correndo perché ha rubato un vaso giallo, va bene, e corre via. Intanto il negoziante dietro al ragazzino con un macete perché voleva ucciderlo. Cose di tutti i giorni, fantastico. E questo ragazzino poi lo vedremo anche più avanti e sono sicuro che non sarà l'ultima volta che vediamo questo ragazzino, probabilmente aiuterà Boruto, non lo so, qualcosa succederà, magari ci avrà una storia triste, magari ruba perché poi deve vendere per prendere i soldi per curare la mamma o per curare la sorella, vedrete che è una cosa del genere. A un certo punto ragazzi la cosa bella è che guardano in cielo e vedono una mongolfiera, no vabbè dai, cioè una mongolfiera no. Tutto quello che vuoi, ma non una mongolfiera. E si sono sorpresi, cazzo, una mongolfiera, incredibile! Non è che ti ho detto hai visto Goku volare o che faceva la Genkidama, una mongolfiera, cioè, non lo so. Entrano in questo negozio molto scuro e il negoziante appena li vede si illumina. Prima era tutto scuro, no? Col viso basso, appena, buongiorno, tutto contento. Cazzo, la schizofrenia è assurda, poi... Come fai a illuminare il negozio alzando la testa? Vabbè, lui ha le tecniche sue. Chiaramente il negoziante per paura, quindi cerca di chiuderli fuori dal, non dico dal negozio, comunque da parte del negozio, almeno dov'è lui, però Boruto con uno scatto fulminante, entra solo Boruto. Gli altri rimangono fuori. Ricordiamoci, cioè, Mugino, che è il Sasuke del Lidl, Konohamaru e Sarada. L'unico che entra è Boruto. Va bene. Arrivano due omoni, uno con la mascherina per il Covid, giustamente. Boruto li mette a terra tutti e due e va a puntare il kunai alla gola del commerciante. Poi il commerciante spiega che aveva paura perché pensava fossero sbirri, ma non sono sbirri. Si fanno spiegare che le cellule di Hashirama, volendo, si potrebbero trovare, bisogna andare a sentire con una persona. In questo episodio, praticamente, sono andati da un punto in un altro, in un altro, in un altro. Non hanno fatto un cazzo. Andiamo a chiedere da lui? Non lo sa. Andiamo da un altro? Perfetto, ci dice di andare da un'altra parte. Andiamo da qui? Sì, ma lui deve incontrarsi con Pasqualino e andiamo di là. Questo hanno fatto. Dopo aver sentito quello che aveva da dire questo commerciante, vanno in un altro posto. E ricordiamoci che Boruto e Sarada sono bambini. E Konohamaru e Mugino portano Boruto e Sarada in un bordello. Sei il maestro perfetto, Konohamaru. Ti voglio bene, non è vero. Però, hai capito. Portano Boruto e Sarada in questo bordello e incontrano Kirisaki, non mi ricordo come si chiama. Comunque, un ninja medico del villaggio della nebbia, mi pare.
e era lì insieme a quattro baldracche. Erano quattro baldracche uguali. Vi ricordo anche che in questo episodio non hanno voluto disegnare, nel senso che vabbè, facciamo un disegno, ci cambiamo leggermente i capelli e va bene, perché non avevano voglia di disegnare. Non è la prima volta che vediamo, infatti queste quattro baldracche sono tutte e quattro uguali, l'unica cosa che cambia è che due hanno i capelli più scuri. Punto, sono quattro baldracche uguali. Bruto ha un'idea, ovvero si trasforma anche lui in baldracca, non so perché trasformandosi in baldracca cresce di 10 anni, ma comunque si trasforma in baldracca, cresce di 10 anni e va vicino a questo Kirisaki, mi pare si chiami così. Bruto trasformato in questa mignotta va lì da Kirisaki e con la sua bellezza, avvenenza, Kirisaki sceglie Bruto donna e manda via le quattro mignotte, le quattro gemelle mignotte, ok? Stanno un po' insieme, poi escono dal bordello, Boruto e Kirisaki. Vediamo di nuovo il nostro ragazzino, quello che avevamo visto all'inizio, che aveva rubato il vaso, che corre fortissimo contro Kirisaki e gli ruba la valigetta. Chiaramente la ruba e corre via e Kirisaki gli va dietro, lo riesce a prendere, comincia a pestarlo di botte, lo tira su per tirargli un pugno in faccia, ma arriva Boruto e lo blocca. Boruto sempre da donna, ricordiamoci, e lo blocca. Poi si svela, io sono Boruto, di qua di là, e lo mette fuori gioco. Quindi in questa puntata Boruto qualcosina ha fatto, gli altri no, attenzione, gli altri no. Ricordiamoci che abbiamo anche Sarada. Sarada sono due o tre episodi che non fa veramente un cazzo. Gli altri due vabbè, lasciamo perdere, però Sarada niente. Mizuki sta male, non ci possiamo fare niente. Quindi se non faceva qualcosa qui Boruto, a chi glielo facevi fare? Ditemi, a chi glielo facevi fare? Chiamavi Naruto, chiamavi? Visto che Boruto ha messo fuori gioco Kirisaki, alla sera tutti insieme lo legano ad un albero e si fanno dire delle cose, ovvero che il giorno dopo si dovrà incontrare lui con una certa persona e quindi decidono, quindi Konohamaru decide di trasformarsi lui in Kirisaki e andare lui all'appuntamento. Chiaramente ci va lui e Boruto e intanto Mugino e Sarada staranno fuori per controllare le cose, giustamente. Qui io dico la verità, l'ho detto anche in live e non so perché non è successo. Visto che Boruto può trasformarsi in mignotta, perché Konohamaru non faceva Kirisaki e Boruto si trasformava in mignotta, almeno così, era più credibile, capito? Era più che no, invece no, Boruto nel suo stato normale e Konohamaru travestito da Kirisaki. Vabbè, arrivano in questo ponte e incontrano una persona bassa, alta così, col cappuccio, tutta incappucciata, l'unica cosa che si vedeva era il naso, aveva un naso incredibile, veramente incredibile. Si toglie il cappuccio e vediamo che è una sorta di uomo piccolino con degli occhi così grandi, con sto nasone, ed è un maggiordomo. Quindi non è proprio lui che dovevano incontrare, dovevano incontrare il suo capo, solo che il mio capo non verrebbe mai in un posto del genere, il mio capo è fortissimo, è bellissimo, vabbè, solite cose sviolinate del maggiordomo. Il maggiordomo dice: perfetto, io devo sapere se tu sei veramente Kirisaki. Gli fa vedere un braccio e nel braccio si vede che ci sono dentro le cellule di Kirisaki e dice: tu sei medico, vaffanculo, curami. E praticamente finisce la puntata. Questo maggiordomo, io l'ho detto veramente anche in live, a me mi ricordava il pinguino di Batman, perché è quello, è il pinguino di Batman, ragazzi, è lui. Hanno voluto riprendere anche il pinguino di Batman e l'hanno messo dentro Boruto. Ok, però ragazzi, io dopo aver visto questa puntata non so veramente di cosa parlare, perché non c'è niente, a parte Boruto travestito da mignotta, il resto non è successo niente. La banda del geco, che sarebbero quei tre stronzi, quelli con la mascherina del negozio, poi cosa c'è? Niente. Gli altri non hanno fatto niente. Ah no, attenzione, Sarada, mentre stava controllando Konohamaru e Boruto sul ponte quando dovevano incontrare il pinguino di Batman, aveva lo Sharingan attivo. È importante, aveva lo Sharingan attivo. Non so che cazzo gli serviva, però aveva lo Sharingan attivo. E niente ragazzi, il video ve lo concludo qui, spero vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, se non vi è piaciuto chiaramente pollice in giù e bella.